I francobolli americani di valore rari anno 2010 al 2016. I francobolli delle bandiere anno 2010. Furono emessi in 10 pezzi diversi. Ognuna con una bandiera ed una immagine diversa dalle altre. Raffigurano sulla sinistra le bandiere ufficiali di alcuni stati e città federali. Per esempio potrai vedere quello della Montana, stato occidentale negli Stati Uniti. Oppure la bandiera della città Columbus, situata nello stato dell'Ohio a est degli Stati Uniti, con accanto un pelicano. Potrai vedere sia animali, sia paesaggi, sia edifici che sono presenti in quei luoghi e che fanno parte della città o stato. A destra, le scritte USA ed il numero che indica il valore nominale del francobollo, ovvero 44 centesimi del dollaro americano. Ogni pezzo è alto 24 mm, largo 44 mm, e singolarmente vale sui 50 centesimi di dollari. Ma se possiedi l'intera collezione, avrai un valore da 8 euro. I francobolli del Go Green Campaign anno 2011 raffigurano tutte le azioni che l'essere umano può compiere nella vita quotidiana a favore del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente. In ogni pezzo potrai vedere delle immagini diverse, con sopra delle scritte che traducono cosa vuole rappresentare il francobollo. Potrai vedere per esempio una mano che ripara un rubinetto d'acqua. Poco sopra, la scritta in lingua inglese che vuole dire di riparare le perdite d'acqua. Oppure il francobollo, che raffigura dei panni stesi ed un sole. La scritta invita a far lavorare la natura per te. Il sole asciuga i panni. Francobolli emessi nel 2011. Sono alti 30 mm. E larghi 30 mm. Oggi questa serie completa vale 10 euro. I francobolli dei poeti anno 2012 furono emessi per commemorare i poeti del XX secolo. Su ogni pezzo potrai vedere il volto dei poeti e scrittori che hanno fatto parte della storia americana nel Novecento. Sotto il volto, il nome scritto in colori diversi. Francobolli che simboleggiano la poesia e la scrittura americana. Ogni pezzo è alto 30 mm e largo 23 mm. Oggi, se possiedi questa collezione completa, avrai sotto mano un valore da 12 euro. Il francobollo della posta prioritaria Express anno 2016 raffigurano il paesaggio del Columbia River Gorge, il canyon del fiume Columbia che si trova a nord-ovest degli Stati Uniti d'America. Canyon che si espande per 130 km e profonda fino a 1200 metri. Sotto l'immagine, la scritta Columbia River Gorge, pezzo emesso in 1,5 milioni di copie, è alto 31 mm e largo 40 mm. Oggi vale nel mercato della filateria 32 euro. I francobolli dei ponti anno 2010 raffigurano due tipi di ponti diversi. Il primo è il Mackinac Bridge. Ponte sospeso lungo 8 km. Unisce due penisole situate nel nord-est degli Stati Uniti d'America, ovvero la penisola inferiore e superiore dello stato del Michigan. Il secondo ponte è il Bixby Creek Bridge. Formato ad arco in cemento armato a fascia aperta. È lungo 218 metri ed alto 85 metri. Si trova nell'ovest degli Stati Uniti d'America. Francobolli che simboleggiano l'architettura. Sono alti 31 mm, larghi 40 mm e valgono insieme 33 euro.